La teologia o dottrina è lo studio della scienza di Dio. La teologia non va sminuita, ma va conosciuta e approfondita. Paolo infatti dice a Tito di esporre le cose che sono secondo la sana dottrina, Tito 2:1. Purtroppo, come c'è la vera dottrina, c'è anche la falsa dottrina, o le false dottrine, per meglio dire. Seconda Timoteo 4:3. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie. Nelle scuole bibliche si studiano cose come la teologia esegetica, storica, dogmatica, biblica, sistematica, ma a noi non importano questi paroloni inutili. Noi siamo semplici, per noi la dottrina sono le sane parole di Gesù. Prima Timoteo 6:3. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità. Per noi la vera dottrina è Cristo. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio, secondo Giovanni 9. Per noi la sana dottrina è la parola di Dio, che possiamo trovare nella Scrittura. Tito 9. Attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Per noi la sana dottrina è un comportamento consono alla volontà di Dio. Tito 2, 9-10. Esorta i servi a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta, per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio, nostro Salvatore. Per noi le dottrine principali sono il ravvedimento dalle opere morte o malvagie, la fede in Dio, l'imposizione delle mani, la resurrezione dei morti e il giudizio eterno, come dice Ebrei 6:1-2. È importante che la sana dottrina vada predicata affinché ci conformiamo ad essa. Prima Timoteo 4:6. Esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Dio, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata. In conclusione, citiamo Gesù. Se uno vuole fare la volontà di Dio, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se parlo di mio. Giovanni 7:17. In pratica, quelli che non comprendono la vera dottrina di Dio e vagano nell'errore è perché non gli interessa piacere a Dio e non vogliono fare la sua volontà.